Sì, mandiamo uno sniffer. Se l'abstergo ci becca, aiutami. Ok. Lo vedo. Ehi, questo ti disorienterà, quindi sarò breve. Sono Vescovo, non è il mio vero nome, ovvio, ma non saprai altro oggi. Ascoltami molto bene. L'abstergo ti sta usando. Ti spreme i neuroni per esaminare i dati dei ricordi genetici. L'abstergo ha già messo le mani su molte aziende, governi, organi di stampa, associazioni. E ora vuole controllare la storia stessa. Se questo non ti spaventa, ti sbagli. Ma siamo qui per fermarli. E ci serve il tuo aiuto. Diacono, la sequenza genica. AD16, B13, I87. Sì, la preparo. Settimana scorsa abbiamo esaminato dei ricordi non sequenziati nel server Helix di Abstergo. Per ora vorremmo che vivessi un frammento della vita di Diacono. Così capirai la nostra lotta. Alla fine, deciderai tu stesso cosa vuoi fare. Ti aspettiamo. Arnaud? Non posso venire, padre. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. È tantissimo. Non è affatto vero. E quando torno, vedrai che fuochi d'artificio. E Arnaud? Niente esplorazioni, hm? Sì, padre. Vuoi startene lì con il vecchio Bruno? Di qua. Sei lento. Di qua. Non è la piccola della serra. Presto, presto! Dai! Non ne ruberai mezza. Ladro! Mettila giù! Queste sono per Sua Maestà, non per quelli come te. Mettila subito via! Vuoi fermarti, maledizione? Presto, di qua! Visto che facce quando abbiamo preso le mele? Sono Arnaud. Elise. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Shh.
Senti. Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. È solo colpa mia. Ho preso io quella mela. Vediamo dove vanno. Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base ai loro... Elise! Padre! Tutti i popoli sarebbero... Vieni qui tu, ora! Padre! Vieni via, piccolo. Arnaud! Arnaud! Guardami! Vincere a carte ti riduce a rubare, bastardo! Calmati, Victor, sono qui per il mio orologio. È il mio orologio, l'ho vinto! Beh, in un mondo onesto, Victor, sarei d'accordo, ma non in questo. Siamo in Francia. Io ti ammazzo! Oh, stai attento, ti farei male. Ho fatto una visitina a tuo fratello. Hugo, chiama le guardie! Un attimo! Al diavolo! L'ho preso, Victor! Non lo prenderà! Insomma... Scusate! Come osate? Pardon, signore! Fuori dai piedi! Via! Signori, vi prego, possiamo trovare un accordo. Scusate, non è stato addomesticato. Zuccone di un fabbro non saprà neanche leggere l'ora. Vieni qui a ripeterlo. No. Torna qui! Al ladro! Fermatelo! Ancora? Nemmeno una pausa. Thank you.
Ma dove diavolo ti eri cacciato? Ah, ora ti ho preso, bastardo! Solo un piccolo malinteso, niente di... Il vostro signore protegge un criminale! È entrato in casa mia in pieno giorno a rubarmi l'orologio! Ma davvero? Beh, sono sicuro che i gendarmi vorranno indagare su tutto questo. Indagare su cosa? Su una gravissima accusa mossa ad Arnaud, signore. Mi ha derubato. Di cosa? Ditemi. Aspettami in biblioteca. Non guardarmi così. Victor bara quando gioca a faro, lo sanno tutti. Arnaud, con chi parli? Nessuno, signore. Sarai felice di sapere che ho convinto Olivier a non chiamare i gendarmi. Di nuovo. Vi ringrazio, signore. Che cos'è? La sesta volta? La settima? Dovresti scegliere passatempi più salutari. Beh, trovo che il gioco delle carte comporti molto esercizio fisico e tanta aria fresca. Ne riparleremo più tardi. Ho affari urgenti e devo prendere Elise prima di andare in città. Elise è qui? Solo per stanotte. Tornerà a Parigi domattina presto. Le servirà una scorta, vero? Vi vedo preoccupato. Non posso controllarvi tutti e due. Resta qui e vedi se Olivier ha bisogno di te. Scommetto di sì. Cosa? I miei omaggi a Elise.